saluto a tutti ragazzi da Messi91 e da Iceberg, siamo su Dragon Ball Xenoverse e il nostro amico Krilli ha già un nuovo allenamento da assegnarci, quindi facciamolo subito. Mix di arti marziali, riduci la salute di Tenzing o Krilli a un certo valore. Abbiamo pure un alleato, ma non mi serviva, grazie. Sono molto semplici da fare, stavo dicendo, perché Krilli è un allenatore di bassissimo livello, uno dei primi che possiamo sbloccare, quindi come vedete gli facciamo malissimo. Non è giusto, non è proprio l'allenatore che dovremmo utilizzare in questo momento, però va bene lo stesso. Cioè, con una combo l'abbiamo killato, ma va bene uguale. Almeno impariamo un po' d'attacchi, magari c'è qualcosa di bello tra i suoi attacchi. Se ti senti bored con Krillin, come a vedermi. I'll make you crazy strong. Sì, non è che tu sia più forte di Krillin. Whatever. Well, anyways, you did good. Keep it up. Grazie, grazie signor Krillin, grazie mille. Mi insegni lei come si muore con dignità. Povero Krillin, sfatiamo questo mito. Krillin è figo, punto. Attacco Kienzan, ok. Così, fatto. Perfetto. Andiamo a fare le altre due, facciamo ancora due missioni parallele che dovrebbero essere le ultime due. Esatto, e dalla prossima andiamo avanti con la serie principale. Con le missioni principali. Ok, io non ho letto la consegna però, sono molto intelligente, quindi non so quanta gente mi devo portare. Andremo in due, noi con l'allenatore, punto. Speriamo bene. La terra è in pericolo, sconfiggi Cell. E io mi sono portata Krillin, ottimo. Direi che è un alleato perfetto, la vedo Vegeta però. È un coso a quattro zampe bruttissimo, killiamolo subito. Ok? Ok? Mio! No, non ce l'ho fatta. Sì, Krillin, per favore, non farti uccidere subito. Ti prego, ok. Dov'è Mighty Vegeta? Dov'è? Andiamo con il nostro attacco epico. È bellissima questa cosa. Senti, Vegeta, ok. Bravo, Mighty Vegeta, fatti menare bene. Fatti menare bene, Mighty Vegeta. Oh, capo. Perché non si è teletrasportato? Che è successo? Preso, addio. Ah, ok. Nappa e Radish, ma perché Nappa e Radish contro... Cosa c'entrano loro due con Cell? Vabbè, Radish creperai con dolore. Aia, oh, piano però. Esplodete, schifi. Piano però. Ecco qua. Madò, perché tutti a menare me sempre? Ci sono... ho portato un alleato. In teoria dovreste picchiare pure lui. Ecco, perfetto. Porca miseria. No, Vegeta, stai giù. Ottimo. E ovviamente, ecco, mi ha interrotto l'attacco, perfetto. Che palle. Potevano aspettare che terminavi l'attacco. Cioè, se tu attivi un attacco speciale e parte un filmato, ti viene buttato via l'attacco proprio. Ti mangiano la barra di energia e ti buttano via l'attacco. Quindi, utile sta cosa. Ok, esplodete tutti, va. Ma che è successo? È tutto tuo. Ma guardali tutti addosso, ce li abbiamo tutti quanti addosso noi. Potevi anche crepare, non è che proprio mi sarei offesa. Chi ha con meno vita? Radish, vai, giù botte a Radish. Ecco qua. Molla Vegeta. Krillin, fallo fuori, ti prego, ormai è morto. Aia, ha fatto una presa. Killalo. Ma porca miseria, Vegeta. Ma crepa, schifo. Ce l'abbiamo fatta. E ora lui morirà col nostro vulcano stritolatore della morte fighissimo. Non è vero nulla, però intanto gli abbiamo fatto male. È tuo, Vegeta.
Come on! Ok. This is pathetic! Sì, oggetti, robe, West City, Randolph. Randolph! Un tizio da sconfiggere però è a livello 60. È a livello 60, cioè ci farà... Prepariamoci a crepare! Sì! Creperemo in malo modo, lo so già, scappa via! No, lascia stare Creevy! Però ha poca vita, meno male. Credevo peggio, visto che è molto più potente di noi. Vabbè, ma che cacchio vuol dire questa cosa? È a livello 60, io sono a livello 44. Com'è possibile che l'ho shottato? Vabbè. Ok, ora in... Chi sono questi cosi? Nani, ci chiamo i nani. Prima i nani. Vabbè, crepa. Ma girati, Iceberg. Bravo. Bravo, Ice. Vabbè, magari se lo colpisci, ecco, non è che proprio ci offendiamo. Bravo, Ice. Così si fa. Big Bang, attacchiamolo. Ancora è vivo. Cioè, ce la possiamo fare. Ah, stai buono lì, tu, Freezer. Non è il tuo momento, aspetta. Poi arriverà pure il tuo. Addio. È ancora vivo? Devo tirare un cazzotto in più. Ecco il tuo momento, Freezer. La Disney ti uccide, come mi ha detto qualcuno. Disney kill you. Ok. Stai attento a proteggere la tua di vita, io sto benissimo. Io mi sento benissimo, grazie. Ah, dovrei usare il Tienzan, vero? Così almeno lui è felice che uso la sua tecnica. Toh, usiamo il Tienzan. Aia, usa il Tienzan. Così è felice, Krilli. E lui è stato fermo a prenderlo tutto in faccia. Toh, uccidiamolo di Tienzan. Perfetto. Ginyu? Ma cosa c'entra tutta sta gente con sé? Cosa vogliono da me? Aia. Lascia stare Krilli. No, non va bene quell'attacco per farlo. Il teletrasporto. Dai, colpiscilo. Che culo, non ci ha preso. No, 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 stai giù tu. Dannazione. Crepa. Aia. Crepa. Con dolore pure. Grazie. Ok, perfetto. Oh, ok. Sto. Non vedo nulla. Non vedo nulla. Non morirà, vero? Ci penserà il nostro vulcano stritolatore, però. Ecco qua. Vai. Killalo, però, dai. Ci mancava uno sputo. C'è un cazzotto, ci mancava. Ok, ok. C'è altra gente brutta da battere, dai. Qualche altro Randolph in giro per la strada. No? Ciao, Creedy. Sì, non mi copri la visuale, Creedy. Peccato. Volevo Randolph 2.0. Entra, entra. Vai. I have all the data. Eccolo. I need on the frosty. Aia. Ok. Tempestiamolo subito. Boom. Non gli ho fatto nulla. Bene. Dove? Not bad at all. Io non sono stupidina come te. Io non corro in faccia alle onde energetiche. Io le schivo le onde energetiche, se permetti. Lascia stare Creedy e prenditela con me. Ma guardalo. Pigliatela con me. Vieni qua. Ma cosa sta succedendo? Voglio quell'attacco. Ma te ne stai fermo e te le prendi tutte. Grazie. L'ho preso... Non lo so neanche io come l'ho preso. A metà l'ho preso. Chi qua? Tutto tuo. Tutto tuo. No, quello non va bene.
Vorrei lanciarlo via di nuovo se riesco, non ce la farò, vero? Beh, ti prenderei questo allora. Ah! Ok, abbiamo Vulcano il Sedatore. Teniamoselo per chiudere l'incontro. Teniamoselo per chiudere l'incontro. Ah già, Pattume, devo ricordarmi. Via! Toh, pigliati questo tu, va. Aia! Scherzavo, non essere così cattivo, scherzavo. Stavo scherzando. Diamogli ancora due o tre calci e poi vai. Resisti, ma no, si sta parando Pattume, sennò sarebbe morto. Vai. Ok. L'ha ucciso Krilli, tra l'altro, ragazzi. No, non sto scherzando. Just like you. Ok, scontro Cell perfetto. Facciamolo. E poi abbiamo... Ah no, poi c'è Gohan da qualche parte, ora che mi ricordo. Dobbiamo andarlo a cercare. Pattume. Allora, io spero ci sia soltanto Cell e andrò da sola. Perché noi siamo fighi, vero Ice? Ok, scontro Cell perfetto. Sconfiggi Cell. Va bene, io sto facendo questo capitolo dopo essere morta la prima volta, dopo aver scoperto le condizioni di conclusione suprema, ovvero sconfiggere Cell entro 3 minuti. Sconfiggendo Cell entro 3 minuti, noi avremo, si rianimerà Cell e diventerà praticamente oscuro, diciamo così, ovvero prenderà quella roba violetta intorno che gli dà mira, quel potenziamento che gli dà mira con quella bacchetta inutile. Anzi, che gli dà Towa con quella bacchetta inutile. Il problema è che avrà un Hyper Armor incredibilmente possente, quindi mi ha battuto perché io rimbalzavo contro di lui mentre lui mi menava bellamente, e questo mi ha fatto perdere. Ho iniziato lo scontro, il capitolo, e ho equipaggiato l'attacco che ci ha insegnato Ginyu, la posa che ci ha insegnato Ginyu, che ci permette di assorbire i colpi con il vigore, che è la cosa più utile della vita, la posa di combattimento F. Perché ci permette di avere un Hyper Armor anche a noi in un certo senso. Quindi l'attiverò subito. Aspettate, prima lo colpisco ancora un po'. Aia. Vieni qua, fatti colpire ancora un po'. Ok, attiviamolo subito. Ho sbagliato. Attacco, Pattume, non crepare. Ok, vai. E la terremo sempre attiva. Quando starà per scadere la riattiveremo e la terremo sempre attiva, in modo da avere anche noi un Hyper Armor. Maledetto schifo. Che lui già qui ha l'Hyper Armor. Bello tosto. Quindi ritiriamo sul nostro... Riattiviamola subito, ecco, è già finita. Temevo che finisse durante il video. Pattume, dannazione ai video che durano più di 15 secondi. Faremo così allora. Cercheremo di scaraventarlo via. Non ha sentito niente ovviamente perché ha l'Hyper Armor, però dovremmo avergliela tolta. Quindi allora lo scaraventiamo via. Se ci riusciamo ovviamente. Dai però. Ok, vai, attivalo. Veloce. Ottimo. Guarda. Rimbalziamo uno contro l'altro, frega niente. Continua a tenerla. Via. Continuerò così, ragazzi, lo so, è palloso, ma... Serve. Serve perché se non facciamo così è la fine. Dobbiamo anche stare attenti ai suoi attacchi caricati, perché ci tolgono tutto il vigore e ci mettono in pericolo. Ci mettono molto in pericolo. Vediamo quanto è divertente avere contro qualcuno in Hyper Armor perenne. È divertente, se... Che ne dici? Ti stai divertendo? Non sento nulla. Non sento nulla, guarda. Puoi far quel che vuoi. How could I lose? Even with all of this power. Dobbiamo tirarci su anche. Dai, carica l'attacco. Perché non carica il mio attacco? Io non lo posso fare l'attacco caricato? Sì che posso. Ok. Ok. Si disattiverà però, porca miseria. Qui sono casini, perché da qui in poi viene davvero difficile questo scontro. Vediamo se riusciamo ad attivarla prima che ci attacchi. Fa niente. Ah, dobbiamo stare lontano. Basta stare lontano a quell'attacco. Faremo così, visto che sarà anche molto lento. Lui non potrà correre quando è così. Quello è un attacco di prossimità, ragazzi. Se ci avviciniamo troppo ci scoppia in faccia. Quindi basterà star lontano. Maledizione. Basterà star lontano e non prenderlo in faccia, ovviamente. Ma perché mi mangia tutto il vigore così? Porca miseria. Non è giusto.
Oltre all'hyperarmo prosciuga pure il vigore, okay, perché? Allora, boh, abbiamo vinto. Arriva lui, abbiamo vinto. Basta. Cioè, di che cosa avete paura? Abbiamo vinto. Porca miseria, si è riattivato l'hyperarmo. Vai a picchiare un po' Krilli, dai, guarda, ti sta deridendo Krilli, fidati. Veloce. Ok. Ma porca miseria, no. Ragazzi, spiegatemi una cosa. Perché ogni tanto mi sparisce il vigore? Cioè, cos'è, un attacco caricato che mi scarica il vigore? O anch'io una barra che quando finisce mi va via il vigore? Cioè, perché ogni tanto mi sparisce la barra sotto del vigore? Se la mangia tutta. Perché? Che senza vigore non facciamo nulla. Il problema è quello. Porca miseria, non l'ho preso. Ah, mi è scaduto, mi è scaduto. Pattume, questo scontro è difficilissimo. Mi trovo davvero in difficoltà a fare sta cosa. Forza. Ok. Ok, forza. Aia. No, c'è qualcosa che mi sfugge. Stagli lontano, Krilli. Stagli lontano. Mado. Cioè, voi sapete benissimo che io ho già finito la storia col Namecciano. E quindi mi ricordo bene che più avanti ci sarà una coppia di hyperarmisti, chiamiamoli così, di due nemici in hyper armor. E noi saremo soli, per così dire. Ci sarà anche Trunks. Ma l'utilità di Trunks sarà pari a quella di una stringa, quindi come diavolo li batto io due in hyper armor se non riesco a buttare giù Sally in hyper armor? Cioè, veramente. Lo sgravume di questa cosa non ha limiti. Io mi oppongo all'hyper armor, è pattume, levatelo, brutto lui. Aia. Ok, vai, buttalo giù, riattiva tutto, perfetto. Dai, dai, questa è la volta buona, me lo sento, forza, forza Iceberg, ce la puoi fare. Vieni, no! Ok. Pattume! Alzati Ice! Non ha sentito nulla, non ha sentito nulla. Per la miseria. Dai, dai. Forza, bravo, caricami l'attacco, bravo così. Dai, 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 Iceberg. Grandissimo, sì. Non ti alzare più, perfetto. Non sarà stato un grandissimo scontro, fighissimissimissimo, ma abbiamo vinto, ragazzi. Grazie Ginyu e grazie Peppe che mi hai fatto prendere Ginyu come allenatore. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciarmi un bel like al video e un commento facendomi sapere cosa ne pensate di questo episodio. Come sempre vi auguro una buona giornata e alla prossima. Un saluto a tutti, ragazzi.